YouTube mi ha dato l'opportunità di parlare, di interagire con voi. Nella sezione community, nella pagina centrale, nella home page, nella sezione community potete schiacciare e potete andare ad interagire con me. Ho inserito tre sondaggi in cui ho scritto, ho chiesto, chiedo a voi quali sono i cantanti vostri preferiti. Ecco, se mi fate il favore di votare. In quel sondaggio, in quei tre sondaggi, in uno c'è, in due ci sono i cantanti preferiti, nel terzo c'è l'orario o la fascia della giornata, la fascia oraria della giornata in cui preferite che io facessi le live. Ecco, in modo che io possa orientarmi e possiamo fare poi delle live insieme dove io insegnerò qualche parte di teoria, qualche cosa in diretta insieme a voi. Vi ringrazio per la partecipazione, ci vediamo sempre sul nostro canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti, eccomi ritornato sul nostro canale. Bentornati anche a voi, ci rivediamo per un'altra canzone. Un'altra canzone dei nostri amici i nomadi che sono sempre nel nostro cuore. Come al solito, hanno fatto delle bellissime canzoni e quindi sono indimenticabili, anche perché sono facili da suonare, sono facili da ricordare e quindi sono facili anche da suonare e cantare per divertirsi e ricordare quei bei momenti passati. Allora, la canzone si intitola Un pugno di sabbia, cantata dal grande Augusto e cercherò di cimentarmi. E di cercare di avvicinarmi più o meno a lui. Ok, Un pugno di sabbia, canzone degli anni 60, 70, ecco, diciamo qui in quella zona di 70, anni 70. Volevo solo dirvi un attimino, gli accordi non sono difficili. Avremo un sol, un si minore, un mi minore, un re quarta di passaggio e poi ci sarà un mi minore, l'ho detto, un fa, ecco, un fa e un re quarta, un re normale. Ok. La canzone una strofa, due strofe, il ritornello, no, solo una strofa ancora e poi il ritornello che va ad libitum, a ripetizione fino alla fine. Ok, il ritmo. Allora, l'introduzione, c'è una piccola introduzione che ha gli accordi che si muovono in due quarti, quindi sol, sol, si minore, mi minore, re quarta, re, quindi re quarta un quarto e re un quarto. Quindi farò tutte pennate in giù, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il re quarta ve lo ricordate, questo è il re normale, il re quarta ci mettiamo il mignolino nella prima corda, sul mi cantino. Suoniamo questo che è un sol e poi rilasciamo il tasto e diventa un fa diesis perché è schiacciato dal medio. Ok, re quarta, re normale. E poi ci sono quattro battute di sol, 1, 2, 3, 4 e comincia a cantare. Allora, la prima strofa io la farei proprio con tutte le pennate in giù, quindi contiamo i quarti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e andiamo avanti così. Dalla seconda strofa in poi incomincia il famoso ritmo. Ok, vi metterò poi le freccettine sopra, come al solito, e il ritmo è il solito usato dalle canzoni dei Nomadi, ecco. Non si discostava molto, anche perché quel ritmo a quei tempi andava veramente alla grande, continua ad andare alla grande ancora adesso. Però quel ritmo è facile da ricordare, facile da imparare ed è facile da suonare anche con la chitarra, insomma, no? Allora, 12 secondi e sono da voi.
Bene, eccomi tornato e cominciamo a cantare proprio la canzone. Andiamo in esecuzione. Vado con l'introduzione. Ricordatevi, due quarti per ogni accordo, eh? Quindi due pennate in giù. Quattro battute, una... Che sapore c'è? Ma negli occhi rivedo ancora lui con te, che sapore c'è per donare a te, non c'è stata prima a te, dal momento che il sole non era più con me, ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava che dolor mi lasciò lei, che dolor, strofa, che sapore c'è per donare a te di avermi insegnato che cos'è il dolore. Baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei, oggi c'è, non vedo te, sei tu. Baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei, ti baciava le labbra ed io di rabbia morivo già, ti baciava le labbra e un pugno di sabbia negli occhi miei. Bene, benissimo, la canzone era bellissima davvero, bei tempi, bellissima davvero. Allora, non so se avrete notato, ho fatto un fa facilitato, il solito fa che faccio io con il mini barré, terzo tasto, due tasti, due corde con il mini barré, con il dito indice, secondo tasto, terza corda, secondo tasto, col medio. Il solito fa comunque, che, come si fa? Invece di farlo così io lo faccio per aiutarmi. E viene... Mi viene più facile, insomma, mi stanca di meno. E poi il si minore, il passaggio dal sol, se lo volete fare così o se lo volete fare così, io il si minore lo faccio a volte così, con il barré, o a volte con il senza barré, non facendo suonare le due corde sopra, ok? Non facendo suonare le due corde sopra, le stoppo e il si minore mi viene lo stesso.
lo suono lo stesso, sono quattro corde, come suoniamo il re, con quattro corde, fermando quelle sopra, le due più gravi, la sesta e la quinta, faccio così anche con il si minore, suona lo stesso, fa la stessa cosa, e via, e tutto il resto, e tutti gli altri accordi, mi sono dimenticato di menzionare un re minore, ma li metterò comunque, gli accordi ve li metterò comunque sopra, o a sinistra o a destra, di qui no perché c'è il mio monitor, ecco, da questa parte di qui, sulla mia destra, qui da questa parte, vi metterò la scaletta con gli accordi, ok, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, schiacciate like, mi raccomando, la campanella, il like così, non così, il like, la campanella e il subscribe, la sottoscrizione, l'iscrizione al mio canale, se vi è piaciuto ovviamente il video e se vi piace il mio canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buona chitarra e buon divertimento a tutti, buona musica a tutti. Ciao ciao. Ciao. Mi permetto ancora di consigliarti questo video qui e questo video qui. Uno per un buon proseguo, per una buona continuazione, è inerente al video che hai appena guardato. L'altro è l'ultimo video che ho appena pubblicato sul mio canale. Buon proseguimento, quindi, e buona ascolto e buona veduta. Ciao!